Ciao a tutti! Oggi sono felicissima di registrarvi questo video che era davvero una vita che vi volevo fare. Come avete visto, si tratta di un tag, è un tag che io ho visto molto diffuso su Instagram e poi ho visto anche su qualche canale qui su YouTube. L'ultimo che ho visto sul canale di Sabrina, di Hidden Beauty, che è una donna molto solare, molto allegra, molto energetica, che vi consiglio di andare a sbirciare se vi va. L'ho visto da lei e mi è venuta molta molta voglia di farlo, ma è passato tanto tempo e finalmente ce la faccio. Come avete visto, il tag si intitola Il make-up della mia vita. Si tratta di rispondere a 11 domande e partiamo subito. La limited edition di cui sono più soddisfatta. Allora, io non vado in cerca così deliberatamente di limited edition. Diciamo che sono curiosa, quindi vado a sbirciare, guardo video, leggo blog, un po' come facciamo tutte noi, ma non sono attratta come una calamita dalle limited edition. Se però nelle limited edition trovo dei prodotti che ritengo delle chicche, cerco di accaparrarmeli proprio perché in limited edition. Le limited edition di cui ho più pezzi sicuramente sono quelle di Kiko, l'avete visto anche dai video che faccio, anche perché costando poco posso permettermi di prendere un po' più pezzi rispetto ad altre di alta profumeria e perché sapete che comunque Kiko è un marchio che nella profumeria a basso medio costo a me piace abbastanza e poi sinceramente nelle limited esce spesso con dei prodotti particolarmente interessanti. Per quanto riguarda Kiko devo dire che ci sono due limited in generale che negli ultimi anni mi sono piaciute moltissimo e sono entrambe autunnali. Quella dell'anno scorso, la Daring Game, quella che aveva tutti i simboli delle carte, era molto bella secondo me, e quella di quest'anno, la Rebel Romantic, che ha sfornato secondo me rossetti e matite eccezionali ed anche i blush che mi piacciono molto. Visto che siamo su Kiko, voglio citare l'ultimo pezzo di cui non vi ho ancora parlato della Limited di Natale, la Cosmic Starlet, quella ispirata alle costellazioni, e si tratta di un blush. Allora, il packaging esterno è questo, molto natalizio, appunto ispirato alle costellazioni, e il blush si chiama Moon Dust Face Powder. Perché ve lo voglio citare? Perché se c'è un pezzo della Limited che ne vale davvero la pena è il blush. Le colorazioni presenti in gamma sono due. Io ne ho presa una, la 01 Mysterious Punk. È fantastica. Intanto questo è il packaging esterno che è bellissimo e questo è il blush. È meraviglioso. Come vedete è un blush cotto, è un blush molto luminoso con un diciamo, tono rosato e queste venature assolutamente dorate. È setosissimo, zero polverosità e questo è il colore. Cerco di mostrarvelo meglio, cioè è pazzesco, è veramente bellissimo. Ve lo carico un po' per farvi vedere il colore perché dei blush è sempre un po' difficile. Guardate che roba. Questo veramente ne vale davvero la pena. È un prodotto eccezionale sotto tutti i punti di vista. Lo indosso oggi. Come vedete è molto molto modulabile perché è un blush estremamente luminoso. Secondo me, se indossate questo blush, non vi serve assolutamente l'illuminante. E ha questi riflessi meravigliosi che vanno dal rosa all'oro, stupendo, stupendo. Mi è piaciuto tantissimo e ne vale assolutamente la pena. Permettetemi in questa occasione due parole su questa collezione, visto che contrariamente alla tradizione del mio canale, non vi farò un video specifico su questa collezione. Perché non ve lo faccio? Perché ho preso pochi pezzi e li avete visti tutti e non ne prenderò altri. Perché è una collezione tipicamente natalizia, nel senso che non trovo che ci siano prodotti particolarmente innovativi o degni di interesse per chi è appassionato di make-up come lo siamo noi.
Questo blush è fantastico, altri pezzi sono molto carini, però non trovo assolutamente alcun tipo di innovazione all'interno della collezione. Detto ciò, la cosa non mi scandalizza affatto, perché Kiko è un'azienda a basso medio costo che si rivolge a un pubblico che non è certo un pubblico di appassionati di make-up né tantomeno di professionisti del make-up. Questo non significa che non ci siano prodotti assolutamente di qualità, e lo sapete, io ne ho tanti, quindi mi piace in generale. Però, soprattutto nelle collezioni natalizie, un'azienda come Kiko è ovvio che faccia dei prodotti adatti ai regali di Natale, quindi molti kit, molti colori che possono andare bene a qualsiasi tipo di donna, di età, di gusto, proprio perché pensati per essere regalati. Quindi è anche logico che, insomma, non ci sia tutta questa innovazione. In questo senso la collezione mi piace perché è una collezione che ha un packaging bellissimo, è una collezione molto ben studiata, proprio per queste finalità. Ovviamente, non mi aspetto di più da Kiko a Natale, mi aspetto di più dall'alta profumeria, da MAC, dalle case per professionisti, appunto. Sempre nell'ambito di questa domanda vi voglio citare però due prodotti di due collezioni limitate che sono attualmente in commercio, proprio perché sono attualmente in commercio e secondo me sono imperdibili. Uno ve lo cito solo molto velocemente perché la mia meravigliosissima palette di Guerlain a quattro colori, la numero 19, l'Essendre, me l'avete già vista citare un vagone di volte e io continuo a pensare che questa palette sia splendida. Probabilmente è la più bella palette che io ho acquistato quest'anno. Ha tutti questi colori opachi, uno leggermente satinato e uno shimmer, tutti sul tortora con sottotono rosato malva. Anche il trucco di oggi l'ho realizzato con questa palette, come faccio spessissimo del resto. La qualità degli ombretti è ottima. E la new entry in casa MAC, che mi sono voluta concedere, è un prodotto che mi ha letteralmente fatto impazzire. È un rossetto della collezione natalizia, appunto. Questo è il pack nella scatolina e già è bello così. E il pack invece del rossetto è questo, e anche questo mi fa veramente impazzire. Il rossetto è, ci vedessi, è Living Rendezvous ed è questo. Cioè, è stupendo, 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 stupendo. Allora, è esattamente quello che indosso, ovviamente. Vi faccio lo swatch. Guardate che roba. Come descrivervelo? Come tutti i bellissimi rossetti di MAC, è un colore ibrido e molto strutturato. Io ci vedo del viola sicuramente, del plum e del rosa. Questo è un viola per chi non ha il coraggio di portare il viola, cioè per me, nel senso che c'è una buona quantità di rosa che va a smorzare la tonalità del viola. Credo che voi non percepiate in camera un effetto bluastro che danno tipicamente i viola, specialmente in video, proprio perché c'è questa tonalità di rosa e di plum che lo rende molto molto più portabile. Io, senza timore di dire assurdità, credo che questo sia uno tra i tre rossetti più belli che io ho acquistato quest'anno e credo proprio che rientri a far parte della mia top 5 di rossetti in generale. Mi sono davvero innamorata di questo colore, è bellissimo, è studiato benissimo e secondo me si sposa perfettamente con tantissime tipologie di incarnato, con tantissime tipologie di make-up. Scusate se mi dilungo un po' su questo rossetto, ma ne vale veramente la pena. Sono 21 euro spesi benissimo. Se vi dovete fare un regalo, concedetevelo perché è un rossetto meraviglioso. Io ho trovato tra l'altro una matita che si sposa benissimo con questo rossetto, che è un matte, quindi in realtà se non siete abituati a portare le matite non è che serva. Però io preferisco comunque per definire meglio soprattutto il contorno delle labbra. Poi è un matte, quindi durata estrema e così via.
Un'altra cosa, è uno dei matte più confortevoli di MAC che io abbia mai provato. È morbidissimo, scorrevolissimo, non si sente affatto sulle labbra e ovviamente sulla durata che ve lo dico a fare. Ma torniamo alla matita. La matita di cui vi voglio parlare è la numero 206 delle Defense Color di Bioniche. È questa la matita e vi voglio fare lo swatch accanto al rossetto. È identica. È bellissima, io questa matita la possedevo già, me l'ha regalata Giulia Cova. Guardate che roba, è perfetta, non c'è niente da dire. È una matita perfetta, tra l'altro anche questa è morbidissima, scorrevolissima e con anche un buon inci peraltro. Sulle collezioni limitate mi sono dilungata parecchio, cercherò di andare un po' più svelta sulle prossime domande. Quale prodotto utilizzi proprio tutti i giorni? Allora, non è un solo prodotto che utilizzo proprio tutti i giorni, ma vi dico che cosa faccio se non ho assolutamente tempo di truccarmi. Io metto sempre, sempre, sempre il fondotinta, quasi sempre il correttore per le occhiaie, la cipria, un velo di blush, il mascara e un rossetto o un gloss o comunque un prodotto labbra. Questo è quello che faccio sempre, in questo modo io mi sento già a mio agio, pronta per uscire, pronta per incontrare qualcuno per strada, diciamo, anche se non ho un trucco strutturato come sono abituata a fare di solito. Ma soprattutto ai prodotti base, per la base io non rinuncio assolutamente. Poi, qual è il prodotto di make-up che ti fa sentire veramente bella? Anche qui non è un prodotto, ma è un trucco, diciamo così. Che è l'unico che non vi ho citato nella risposta precedente, cioè il trucco occhi. Mentre i prodotti per il trucco che vi ho citato nella domanda precedente mi servono per sentirmi a mio agio, per sentirmi presentabile, tra virgolette, il trucco occhi mi fa sentire bella. Col trucco occhi posso giocare, posso decidere se avere un trucco più naturale, più intenso, più strutturato. È quello che fa davvero la differenza sul mio viso, secondo me. Tengo a precisare una cosa, posso uscire anche struccata. Tendenzialmente non lo faccio proprio perché mi sento meglio truccata, ma non ho alcun complesso ad uscire struccata. Scusate, ma io le domande ovviamente le leggo perché non è che me le ricordo a memoria. Qual è il prodotto make-up che ti ha più deluso? Qui mi spiace citarvi questa palette. Questa è una palette di Dior, è una palette a 5 colori e è la 046 Golden Reflections che non trovate perché era edizione limitata del Natale dell'anno scorso. Mi spiace citarvi questa palette perché vi ho già detto in altri video che sono affezionata alle palette di Dior a 5 colori e mi spiace soprattutto perché è stato una parte dei regali di Santa Lucia barra Natale dell'anno scorso di mio marito, quindi ovviamente mi spiace per questo, ma lui non guarda i miei video, quindi non glielo diciamo. Vabbè, a parte gli scherzi. La palette sulla carta è meravigliosa, è questa, forse ve la ricordate. I colori sono bellissimi. La qualità degli ombretti, sinceramente, non mi piace. Li trovo tendenzialmente tutti non sufficientemente scriventi, polverosi e dove ci sono i brillantini, specialmente nel colore centrale. C'è un fallout pazzesco e non solo mentre li mettete, ma anche nel corso della giornata. Io mi trovo proprio brillantini sul viso, anche se metto un primer, un prodotto cremoso come base. È, ripeto, un problema che ho riscontrato in tante palette in edizione limitata di Dior e mi dispiace veramente molto, tant'è che, come avete visto, nell'ultimo anno non me ne avete viste più nei video perché non ne ho più comprate. Poi, qual è il prodotto make-up che hai desiderato da molto tempo ed hai finalmente acquistato? Allora, voi sapete che io acquisto molto in generale di make-up e in questa sede vi voglio citare due prodotti semplicemente perché io questi li ho acquistati con i primi stipendi, diciamo, sono stati i primi prodotti
di alta profumeria che mi sono voluta concedere dopo averli sognati a lungo. E anche in questo caso parliamo di due prodotti di Dior. E così potrete capire anche perché sono particolarmente affezionata alle palette 5 colori di Dior e in generale al brand Dior. Il primo in assoluto che vi voglio citare è un rossetto che è in edizione permanente e mi pare proprio che troviate ancora. E questo è il numero 28 e si chiama, ma perché scrivono così piccolo, Mazette. È un rouge Dior. Come vedete l'ho praticamente consumato. Ed è un bellissimo, bellissimo color corallo. Guardate che roba, mamma quanto è bello! È stupendo. Io questo è un veramente residuato bellico, ce l'ho da 1000 anni, infatti, sinceramente, me lo sono spiazzato sul naso, vabbè. Sinceramente non lo sto utilizzando, anche se non ha cambiato profumazione e non ha cose strane, diciamo, sul bullet, è bellissimo. È un colore meraviglioso ed è uno dei colori più vecchi di casa Dior e che Dior produce dal maggior numero di anni. Uno dei rossetti più venduti in assoluto ed è splendido. E un'altra palette che credo sia una delle prime che ho comprato, non ci giurerei, ma è una delle prime, che è la numero 454 Royal Khaki. Non so se è ancora in gamma, sinceramente, ma probabilmente sì, perché non è un'edizione limitata. Guardate che bella che è. Questa l'ho usata tantissimo e questa, a differenza dell'altra, è spettacolare. Come qualità, gli ombretti sono burrosi, scriventi, facili da sfumare, sono veramente belli. Vi ho fatto qualche swatch a caso, e voglio dire, mi sembra che non ci siano dubbi sul fatto che la palette è ottima, anche perché considerate che ce l'ho veramente da tantissimissimo tempo ed è ancora assolutamente utilizzabile. Poi, pochi prodotti ma buoni oppure tanti ma low cost? Io vi ho già spesse volte parlato di come la vedo io sul make-up rispetto al costo dei prodotti, all'alta profumeria, ai prodotti low cost e così via. Io ritengo che ormai anche le aziende low cost e da costo medio abbiano sviluppato delle tecnologie per la produzione dei prodotti che fanno sì che riescono a produrre dei prodotti di assolutamente buona qualità. Oggi come oggi, secondo me, ci si può truccare ottenendo dei risultati assolutamente gradevoli anche con prodotti a basso costo. Magari non tutto, però insomma si può fare. Poi ritengo che su alcune tipologie di prodotti le performance siano spesso migliori nell'alta profumeria, ma non è assolutamente detto. Io ritengo che ognuna di noi possa fare liberamente le sue scelte in base ai propri mezzi, ma non solo, anche in base alla propria propensione all'acquisto. Anche potendo, è assolutamente legittimo scegliere di non investire troppo nel trucco, secondo me. E oggi, secondo me, si può fare. Io come sempre vi ho detto e vi ripeto che non ho alcun pregiudizio né per i prodotti a basso costo né per i prodotti ad alto costo. Non credo che i prodotti a basso costo siano necessariamente inferiori come qualità rispetto a quelli ad alto costo, così come non credo che nei prodotti ad alto costo si paghi solo il marchio e che non ci sia un'effettiva differenza rispetto ad altre tipologie di prodotti. Non ho pregiudizi e questo, secondo me, a mio avviso è un atteggiamento assolutamente costruttivo perché ovviamente la mancanza di pregiudizi permette di avere una vasta scelta, una vasta possibilità di scelta tra i prodotti che possono piacerci di più o essere più performanti per i nostri gusti. Quindi diciamo che io acquisto ciò che mi piace, ciò che ritengo mi stia bene e che ritengo abbia delle buone performance per le mie esigenze. Poi, il regalo di make-up viene aspettato e gradito.
Anche qui vi ho detto più volte che a me il make-up viene regalato spesso, perché bene o male tutte le persone che conosco da tanto sanno che io ho una grandissima passione per il make-up. Da quando ho aperto il canale, ovviamente i regali di make-up si sono assolutamente moltiplicati, perché tra amici e familiari ormai non hanno più dubbi su cosa regalarmi. Spesso e volentieri si riferiscono alla mia wishlist, quindi le persone con cui sono più in confidenza mi chiedono che cosa desidero. Quindi in questo senso i regali che ricevo sono tutti graditi, ma magari non proprio inaspettati. Inaspettati sono tutti i regali che mi fanno le persone che conosco solo virtualmente da quando ho aperto il canale. Sia ragazze che hanno come me un canale, sia ragazze che semplicemente mi seguono, mi stimano e mi seguono con tantissimo affetto. Io per questo ovviamente vi ringrazio tantissimo e non solo per questo vi ringrazio tantissimo, perché per me quest'anno siete state veramente la luce in fondo al tunnel, in un certo senso. Mi avete tantissimo aiutato a superare anche dei momenti non sempre semplicissimi. Poi, e il tuo rossetto preferito in assoluto? Questa è stata assolutamente la domanda a cui è stato più difficile preparare una risposta. Ma alla fine, in tutta onestà, un rossetto sono riuscita a tirarlo fuori. È un rossetto che non solo mi piace moltissimo, ma che quando indosso tutti mi fanno i complimenti. Ritengo che al di là del gusto, della voglia di cambiare e così via, sia il rossetto che mi sta meglio in assoluto. Ed è Le Marc di Marc Jacobs Kiss Kiss Bang Bang. Questo è assolutamente il rossetto della mia vita, perché è un nude scuro, mamma com'è bello! È un nude scuro con una buona percentuale di rosa, un po' di rosso, un po' di marroncino. Sulle mie labbra è mezzo tono, forse un tono leggermente più scuro, ed è un rossetto eccezionale, sia per colore che per qualità. È un matte satinato, morbidissimo e dall'estrema estrema durata. Poi, l'ombretto dal colore più particolare che hai, voi lo vedete che mi trucco con colori abbastanza neutri, però mi piace anche usare ogni tanto. E c'è un colore nello specifico che amo alla follia, di cui forse non vi ho mai parlato, ed è un ombretto in crema di Shiseido. Ed è il Shimmering Cream Eye Color Ombre Crème Satin. Non riesco a capire la numerazione, comunque vabbè, ve la scrivo qui sotto. È abbastanza famoso qui su YouTube ed è questo colore, è un giallo, perché mi piace molto, è un giallo acido che tende al verde. Innanzitutto, la texture di questi rossetti in crema è assolutamente unica, diversissima da qualsiasi altro ombretto in crema io abbia mai provato. È molto setosa, molto scorrevole e molto morbida, e questo è il colore. Non spero che lo vediate in camera, in anteprima non capisco se lo state vedendo o no. Guardate un po' che riflettenze che ha, è un colore bellissimo. Allora, io d'estate lo amo anche steso sulla palpebra mobile da solo, mi piace perché illumina lo sguardo in maniera bestiale, ma è meraviglioso messo al centro della palpebra su un trucco sui toni del verde dorato, ad esempio. È meraviglioso come base per ombretti verdi dorati, verdi bruniti, azzurro acqua, oro. È meraviglioso. È bellissimo e questo è sicuramente il colore più particolare che ho. Poi, c'è un prodotto di make-up che hai in wishlist e non hai ancora acquistato? Ci sarà secondo voi? Ce n'è una caterva in wishlist, a partire da almeno una ventina di rossetti MAC a un sacco di altre cose. Però ce n'è uno in particolare che io guardo, credo, da quando non mi truccavo ancora, forse, e guardo veramente affascinata. E lo sapete, compro parecchie cose, ma questo prodotto non l'ho mai comprato perché per la sua natura
C'è sempre qualcos'altro che viene prima. Di cosa vi sto parlando? Delle perle di Guerlain, le classiche, quelle nel contenitore argentato con il fiore sul tappo e con tutte le perle con i colori correttivi e illuminanti. Non le ho mai acquistate perché hanno un costo elevato e io ho acquistato altri prodotti che hanno magari lo stesso costo o anche un costo più elevato, ma erano prodotti che tra virgolette mi servivano di più, a partire dai fondotinta, agli ombretti che comunque fanno un trucco, a un blush, ai rossetti. Quelli, essendo un prodotto illuminante, correttivo, è sempre la cosa che ho lasciato da parte. Ma prima o poi devo togliermi questa soddisfazione perché su di me esercitano un fascino incredibile. Ultima domanda, mi si chiede di taggare qualcuno, questa volta taggo sì, perché sono curiosissima di vedere questo video sui canali di alcune mie amiche che so essere estremamente appassionate di trucco, quindi le voglio vedere scegliere nella loro collezione. Allora, io taggo Silvia del canale L'Angolo di Saidori, taggo Paola del canale Lady Glow, Federica F, Giulia Cova e poi taggo Licia del canale Stereo Rose. E se mi viene in mente qualcun altro, Simona del canale Miss Penny. E boh, al momento non mi viene in mente nessun altro, ma mi riservo di aggiungere eventualmente dei nominativi qui sotto nell'info box. Ovviamente nessuna di queste ragazze è obbligata a fare questo video, ma sarei veramente, veramente curiosa di vederlo sui vostri canali, quindi vi prego fatelo. Io con questo ho terminato, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Scrivetemi qui sotto, non so se avete voglia di rispondere a queste domande o qualcuna di queste domande, anche a una o due, scegliete voi. Sono veramente curiosissima e ovviamente chiunque voglia fare questo video lo faccia e me lo linki qui sotto. Io vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!